stronzi che non siete altro quanto vi odio. Eccoci qua a un nuovo episodio di Saga Quattro Mani. Io non vi odio, mi fate solo un po' schifo e basta, è lui che c'ha i coglioni girati. Oggi si parlerà della gran saga di Peter Jackson dedicata al capolavoro di Tolkien, ovvero il film che ha riscritto l'immaginario fantasy moderno, perché se ci pensi... Non è che ne abbiano fatti poi così tanti di fantasy. Questo è vero, ma se ci pensi Game of Thrones è praticamente il Signore degli Anelli con più tette e più sangue. Sì, diciamo semplicemente che il Signore degli Anelli in un certo senso ha fatto scuola e il 99,9% dei fantasy usciti dopo il Signore degli Anelli hanno scopiazzato a piene mani da lui. Parlavamo di Peter Jackson, stiamo parlando del probabilmente l'allievo putativo, non è che probabilmente non si sono nemmeno mai incontrati, l'allievo putativo di Raimi. Il suo stile era molto simile al vecchio Raimi, quello della casa, a quello dell'Armata delle Tenebre, anche a quello di Darkman per certi versi. Sì, in un certo senso sì. Con i suoi primi film ultra splatter, comunque legati al grottesco. Sì, con comicità e budella, per dire in poche parole. Stavolta c'è Spielberg che ci mette il cash, la New Line Cinema decide di produrre e distribuire questo film, questa trilogia di film ispirati appunto al libro di Tolkien, ma partiamo subito dal primo che è del 2001. Ma intanto c'è da dire che questa trilogia è bella. È bella, criticarla così pesantemente come fa gran parte dei fan di Star Wars è veramente stupido e inutile. Sì, nonostante io sia un fan di Star Wars e lui un fan del Signore degli Anelli, riusciamo a stare seduti sullo stesso divano senza scambiarci. Ad ogni modo, la cosa prima di tutto bisogna dire che questa trilogia è completamente diversa da tutto ciò che Peter Jackson aveva fatto prima. C'entra niente. Cambia completamente stile, uno stile che vediamo Peter Jackson un pochettino giusto nel secondo. Ogni tanto qualche sprazzo di Peter Jackson. Giusto quando ci sono gli orchi, anche se avrebbe potuto fare molto di più. Comunque, ma partiamo si era messo in testa che voleva fare un film per tutti. Esatto. Non voleva esagerare troppo col sangue. Beh, ma anche i suoi splatter comunque sono meno ostici di altri. Sono fantastici. Però da quelli dà fastidio, fidati. Vabbè, sì. La Compagnia dell'Anello nel 2001, il mio preferito in assoluto. Sì, è il della film trilogia. Sicuramente più bello di tutta la trilogia, quello anche più spielbergiano dei tre in un certo senso. Qua vediamo la compagnia che viene formata e che si mette anche in partenza appunto per cercare di distruggere sto benedetto anello di Sauron. Fondamentalmente si vedono semplicemente questi sconosciuti che sono costretti a diventare amici, infatti vedremo anche una roba in razza, esatto, razze che si odiano tra loro, tipo elfi e nani che invece sono costretti a collaborare, quindi ci sono anche messaggi di questo tipo che sono molto interessanti. Quelli già c'erano nel libro di Tolkien, certo. Abbiamo un cast da capogiro, un cast fantastico. Elijah Wood. Grande. Vabbè, ma perché Coso Gandalf, come si chiama? Ian McKellen. Abbiamo Orlando Bloom, Viggo Mortensen. Ce n'è un sacco. Mettiamola così, la pena vedere. Dal punto di vista della fotografia e dei colori è sicuramente il capitolo più acceso, brillante, sì, favolistico. Mi sarebbe piaciuto questa cazzo di fotografia dell'Hobbit, ma ne parleremo in un altro video. Ma la cosa più che altro bella di questo film è proprio questa, che è proprio una fiaba, è quello più fedele allo spirito di Tolkien, di tutta quanta la trilogia, ed è fondamentale come cosa, anche perché Tolkien ha scritto quel libro per suo figlio che era un bambino, quindi deve essere L'Hobbit, il Signore degli Anelli, anche lo Hobbit, quindi deve essere anche per bimbi. Certamente. E il primo capitolo ci riesce perfettamente, una regia posata, una fotografia bellissima, una colonna sonora ancora più bella. Nonostante ciò le battaglie sono belle pese. Sì, anche se nel primo bene o male si limitano più che altro a guerriglia e fuga. Beh, come muore Boromir a me mi stringe perché Gandalf che cade nel burrone. Fuggite, sciocchi! Detto questo, che è un po' la conclusione del primo capitolo. Ma non fuggite, rimanete lì. La conclusione del primo capitolo, vediamo uno dei personaggi più importanti che scompare, sembra tutto dato per scontato che debba finire. Povero Boromir che all'altro. Schiatta Boromir, ormai sembra tutto in scattafascio, invece no, c'è anche un secondo capitolo, che è Le Due Torri del 2002. C'è da dire che intanto la compagnia si è divisa, Sam e Frodo sono andati per i cazzi loro a cercare di portare l'anello verso Mordor passando per una strada per le montagne. La via per gli acquitrini! Ma quello non è ancora. Arriverà Gollum, avrà una parte molto più importante qui. Gandalf dopo un po' risorgerà dalla morte perché è una specie di Gesù, anche se in realtà forse è Aragorn più Gesù in questa... Dovrebbe essere un Maiar, qualcosa del genere. Sì, ricordi di Pischello, non mi ricordo quelle robe lì, no? Avrete capito che Paco è assolutamente un nerdone di prima categoria, ma ci sta. Che poi in realtà non mi ricordo un cazzo. Beh, questo qua è forse il film con
più battaglie, no? No, quello più, con più battaglie è sicuramente il terzo. La cosa interessante del secondo, che, la cosa interessante del secondo qual è? Che vediamo la creazione degli Uruk-hai, quindi vediamo veramente Peter Jackson che torna ad essere se stesso, perché vediamo veramente lo sporco, lo schifo, orchi che si pestano fra loro e si mangiano fanga, fra loro. Fanga, sangue, orchi che fanno cose da orchi, deformità, cose brutte. Ciononostante c'è anche spazio per cose tra virgolette più infantili, perché vediamo per la prima volta gli Ent. Quali erano gli alberi? Gli alberi che camminano. Barbaro. Okay, quindi okay. Ci sono anche momenti che godibili anche per dei bimbi. Quindi anche in questo caso Peter Jackson riesce. Un film che io ho sempre scacato, sinceramente, della trilogia. Invece l'ho rivalutato tanto adesso. Ma sì, ma alla fine è sicuramente più bello del terzo, che è quello che mi è piaciuto di il meno. Il terzo è una merda. Possiamo anche dire, ci arriviamo. Intanto questo secondo capitolo è arrivato nel 2002. Quindi sì, esattamente un anno dopo. Anche se probabilmente questo film sarebbe da intendere come un tutt'uno, cioè è molto difficile dividerlo. Ma è, esatto, ma è un po' come separare Kill Bill 1 e 2, è un film solo, non possono essere considerati separatamente. Anche se dal punto di vista stilistico qualche differenza la troviamo, dal punto di vista della trama e della diegesi assolutamente no. No. Ma dal punto di vista stilistico, sì, Peter Jackson ci mette qualcosa di diverso. Si è incupito tantissimo. Beh, la produzione ha deciso di inserire forzatamente nelle battaglie mille volte più grandi di quanto non fossero nel libro. Doveva fare una roba alla 300. Per 300. Una roba alla Fosso DM. È vero, è vero. Non riuscendoci, tra l'altro, perché comunque si deve dire che Peter Jackson ha la sua manina. Ce l'ha, ha anche un gran bell'occhio e quindi riesce a fare quello che Zack Snyder semplicemente, esatto, non riesce a fare. Comunque, con un ottimo film, godibile, molto più violento del primo. Si approfondisce le tematiche che sono arrivate nella conclusione del primo, ovvero i due percorsi dei due protagonisti del film, che sono Frodo e Aragorn, che qua approfondiscono sempre di più il loro percorso personale. Uno che sa ormai, capisce che probabilmente dovrà fare completamente da solo questa impresa e che è condannato da un peso che gli altri non possono aiutarlo a portare, che è Frodo. E Aragorn capisce di essere Gesù. Esatto, capisce di essere Gesù e quindi decide di aiutare i cavalieri di Rohan a sconfiggere i super cattivi. Ce la farà, perché è lì nel secondo film che capirà di essere il futuro re, figata. E lì si capisce anche che Ron e Gondor saranno riunite prima o poi, cosa, certo, che era prima. Cosa che era, erano alleati. Non c'è bisogno che vi raccontiamo la storia del Signore degli Anelli, ragazzi. Troppo. Quindi, cioè, cosa succede? I cattivi perdono, i buoni vincono. Come poi succederà anche alla fine. Terzo capitolo. Dulcis in Findus, quello che puzza di pesce. Il ritorno del re. Ah, una prima parte molto bella. Ma doveva proprio tornare sto re? Magari no. Beh, no, la scena dove c'è Gollum, che ancora non è Gollum, che strozza suo cugino, non mi ricordo che era suo cugino, un altro hobbit, insomma. Sì, Deagle. Quella è bellissima. Sì, quella è una scena della Madonna. Ma in realtà questo film sembra un po' bipolare, sembra addirittura due persone, perché abbiamo una prima parte che è diretta benissimo, è diretta in modo egregio, perfetto. Abbiamo invece una seconda parte dove vediamo una post-produzione pesantissima, dove vediamo cinque finali diversi praticamente. Cioè, ma sembra, no, che finisce Jackson, e poi no. Non farlo finire qui, mettici ancora qua. No, ci ho ripensato poi, ancora, un altro finale. A noi di base non frega un cazzo se il film non è perfettamente, non rispetta perfettamente la trama del libro. Poteva il problema anche qual è? Distanziarsi completamente. Che ha deciso di fare cinque finali diversi perché non riusciva a fare la conclusione del film, e in tutti questi cinque finali ha eliminato l'unica cosa importante di tutto il terzo libro, cioè il viaggio di ritorno. Perché è lì che vedi veramente la crescita dei personaggi. Qui vedi in Jackson, come hai detto bene, cioè quando l'hai definito bipolare, in qualche pezzo sembra posseduto da Spielberg, in altri da Raimi, e non riesce proprio a far convivere le due anime. Sì, sì, sì. Deludente, ha preso un sacco di Oscar, non riusciamo a spiegarci il perché, probabilmente perché ha venduto un casino, non lo so, ma perfino Viggo Mortensen mi sembra meno convinto in questo. Sì, ma anche perché sembrano tutti personaggi delle caricature, dei personaggi dei primi due film. Non ci credono neanche più loro. Anche la diatriba tra elfo e nano che diventa più una gara. Spencer, che in realtà è un'evoluzione che ci può anche stare, ma qua l'hanno portata proprio all'eccesso. Ma già c'era stato nel secondo, tra l'altro. Esatto, e bastava quello. Perfettamente, non c'era bisogno di... Ai noi, il pezzo dopo di questa saga è Lo Hobbit, un'altra trilogia, e di sicuro non ve la diremo in questo video perché
Non è inutile giocarci un video, due video per farne uno solo, così. L'economia qua è importante. Ragazzi, insomma, comunque sappiate che è veramente una merda, ve ne parleremo settimana prossima. Anche se secondo me l'hanno criticato fin troppo pesantemente. Ma secondo me è proprio una merda. Anche secondo me è una merda. Hanno fatto bene a bastonarlo perché Jackson non l'avevano ancora bastonato, lascia questo fare. Questo è vero, questo è vero. Era giusto così. Comunque, vi ricordiamo che noi adesso, il mercoledì sera, dalle 20.30 alle 21.30, siamo su Radio Popolare, un programma che non parla di cinema, si chiama Dietro la lavagna. Parleremo di scuola, parleremo di educazione, parleremo dei problemi che possono nascere all'interno della scuola. Con Alex Corlazzoli del Fatto Quotidiano, invece i vostri fatti quotidiani siamo io e Paco. Settimanali in realtà. No, comunque potete sentirci appunto tutti i mercoledì dalle 8:30 alle 9:30 su Radio Popolare Stazione 107.6. Vi ricordiamo che potete accedere a tutti i nostri social pigiando col mouse su tutti i link qui sotto. Tra l'altro abbiamo appena fatto uscire una bella video intervista agli autori di Funeralopoli. Guardatevela perché sarà un grande film, anzi è un grande film che spero possa diventare un film famoso, comunque di un certo spessore, magari un caso. Ricordatevi, Funeralopolis, a Suburban Portrait. L'hai detto pure bene, minchia, bravo. Di nuovo. Di Alessandro Redaelli e Ruggero Melis, e Daniele Fagone anche, che tra l'altro salutiamo. Andate a cercare tutto quello che potete trovare su questo film, perché è una figata. Noi ci abbiamo scommesso proprio su questo film. Aiutateci a vincere la scommessa. Ascoltate la nostra video intervista, ascoltate le nostre puntate. Ascoltate anche il podcast dell'intervista che c'è. Pigiate tutti i link che ci sono qui sotto con tutti i nostri social. E prima o poi qualcosa trovate, insomma. Per oggi, da Il Cinema nella Musica, YouTube, è tutto. Ciao stronzi. Ciao stronzi. Ciao.